in diretta dallo Stadio Olimpico, prima vittoria del Genoa su un campo così, insomma, temuto. Carlo? Dunque, senz'altro la tradizione del Genoa all'Olimpico Sponda Lazio viene rinverdita con questo nuovo successo. Non ha segnato Ciro Immobile, ha segnato il bomber della nazionale italiana Matteo Reteghi, e dunque il Grifone si toglie veramente una carogna potentissima per quanto riguarda la settimana più difficile degli ultimi tempi per quanto riguarda il Grifone. Tutti ci aspettavamo una partita da grifone è stata. Gilardino ha insistito molto in settimana sul concetto di prestazione e non di risultato, perché insomma poi alla fine può succedere di tutto a livello di risultato, però insomma serviva senz'altro una prestazione da grifone, e il Grifone ha risposto alla grande in settimana. Gilardino ha segnalato che lui per questi ragazzi si sarebbe buttato nel fuoco. Domanda inversa: ci si chiedeva se questi giocatori si fossero buttati nel fuoco per Gilardino. Ebbene, la risposta è stata veramente affermativa. Sì, giocatori che sono scesi in campo con la mentalità giusta e che insomma hanno dato a Gilardino quello che potevano dare, cioè comunque una grande prova. Stiamo cercando di fare delle inquadrature per farvi vedere che siamo all'Olimpico. E quindi insomma, diciamo, le risposte che Gilardino ha chiesto stasera le ha avute, e un Genoa davvero molto reattivo. Ha una cosa da sottolineare: tifosi genuani in tifo incessante dall'inizio alla fine all'Olimpico, si sono sentiti soli cori rossoblù. La partita è iniziata con un approccio alla gara davvero meraviglioso da parte del Grifone. Nei primi minuti la Lazio praticamente non ha toccato palla, insomma si arrivava da una settimana molto complicata, si arrivava da un risultato pessimo, si arrivava a giocare su un campo molto difficile con una Lazio assetata e affamata di risultati. Ebbene, l'approccio è stato da lode per questo Grifone, che è entrato in partita con grande determinazione, un Grifone che poi ha trovato abbastanza velocemente il gol con Reteghi, e poi insomma si è messo sulla difensiva giocando una prosecuzione di incontro fatalmente di sofferenza, perché si giocava in casa della vice campionessa d'Italia. Tutto questo non va mai dimenticato. Grandissima sofferenza per quanto riguarda l'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Nel secondo tempo il Genoa ha tenuto botta, ma soprattutto a un certo momento Gilardino ha cambiato il modulo, si è passati dall'albero di Natale, ossia 4-3-2-1, a un 5-3-2 con ingressi di due terzini e di tre centrali, di tre centrocampisti, e lì il Genoa ha trovato nuovi equilibri fondamentali per portare in porto una vittoria fondamentale non solo per questo campionato, ma anche per ripartire praticamente da zero e dunque fare in modo che questo Grifone possa veramente salpare verso la sua stagione. Una prima vittoria che è stata una vittoria fortemente voluta dopo che sappiamo essere stata una settimana difficile. Una settimana difficile perché la sconfitta con la Fiorentina non è stata solo una semplice sconfitta, è stato anche un contraccolpo psicologico per la squadra, per lo staff, per la dirigenza. Quindi era importante ripartire subito, e se la settimana scorsa comunque c'era scoramento e c'era insomma molta delusione, questa settimana questo risultato è sicuramente un risultato che ha un'iniezione di fiducia. Gilardino ieri era stato molto chiaro, e stasera Gilardino in conferenza stampa post gara è stato altrettanto chiaro, cioè nel dire che era soddisfatto dell'approccio che la sua squadra aveva avuto. Insomma, se vogliamo
entrare nel merito degli episodi non finiremmo mai e tutti avrebbero ragione o tutti torto. Io mi limito a ricordare la clamorosa traversa di Vasquez, che legittima questa ottima partenza da parte del Grifone. Ci sono poi due episodi dubbissimi nell'area del Genoa, ma insomma l'arbitro Marinelli e il VAR ci sono per questo, e quindi insomma va benissimo così. Mi piace più che altro, più che sulle recriminazioni, mi piace analizzare il match dal punto di vista anche dei singoli. Direi che a livello di approccio, a livello di tenuta mentale e fisica, le risposte sono state davvero ottime. Come diceva giustamente Gilardino in conferenza, prima non eravamo degli stupidi e adesso siamo dei maestri di calcio. La verità naturalmente picchia sempre nel mezzo. A livello di prestazione di squadra, senz'altro tutti meritano una grandissima menzione per il grande sacrificio che ha contraddistinto il Genoa di questa sera. Mi è piaciuto un triangolo sulla destra almeno per 60 minuti tra Sabelli, Strootman e Malinowski. Un Sabelli che, finché è stato retto dal fisico, è stato senz'altro uno dei migliori in campo, almeno a livello di quantità. Per il resto, al di là dei singoli, poi ci sarà occasione anche in settimana di approfondire certi discorsi. Insomma, è stata una vittoria che ha denotato il grandissimo attaccamento di questo spogliatoio a questa maglia, di questo spogliatoio a questo allenatore, perché credetemi, dopo l'1-4 in casa con la Fiorentina e una settimana pesantissima a livello umorale, non era semplice arrivare all'Olimpico davanti a tantissimi tifosi laziali con il dente avvelenato per la sconfitta di Lecce e giocare una prestazione da Genoa, soprattutto entrare in partita con il piglio della grande squadra. Sì, è questo l'aspetto più importante di questa serata, cioè è stato il piglio, ed è stato sottolineato anche in conferenza stampa che praticamente all'inizio, comunque almeno i primi minuti, il Genoa sembrava davvero l'unica squadra in campo, e questa cosa ha sorpreso quelli della Lazio, ma per la parte genoana, per Gilardino, per il suo staff e per tutti coloro che erano lì e che insomma erano di fede genoana, è stato veramente la verifica di ciò che Gilardino aveva chiesto in settimana. Gilardino che ha seguito il riscaldamento della squadra al centro del campo direttamente, quindi è stato un Gilardino stasera super presente con i suoi giocatori, è stato un Gilardino che ha incoraggiato i suoi giocatori dall'inizio alla fine, sempre moltissimo in panchina, e anche alla fine della gara li ha salutati uno per uno. Un Gilardino davvero soddisfatto per la risposta che ha avuto. Ecco, direi un Gilardino assolutamente trasfigurato, lo abbiamo visto con gli occhi lucidissimi sia in conferenza stampa sia davanti alle televisioni. Un Gilardino sempre e comunque determinato davanti al microfono, poi andremo a sottolineare alcune sue frasi molto significative. Mi limito a ricordare, per quanto riguarda il primo tempo, il possesso palla Lazio 69%, Genoa 31%, Lazio 7 angoli contro 1, ma attenzione, risultato del primo tempo riguardo ai tiri in porta: Lazio 0 contro 3 del Genoa, 6-3 del Genoa. Ci possono stare, non ci può stare lo 0 della Lazio per tutto il primo tempo nei tiri in porta nei confronti del portiere del Genoa. Questo significa che insomma il successo del Grifone all'Olimpico è senz'altro legittimo. Mi è piaciuto anche il cambio di modulo che ha avuto l'allenatore del Genoa. A un certo punto, dopo il bailam dei cambi, ci sono stati tre cambi nella Lazio subito, poi tre cambi nel Genoa che poi ha cambiato modulo con la difesa che è passata da 4 a 5, con sulla sinistra Sabelli che si era spostato dopo aver fatto un'ottima partita a destra, e di qui insomma l'adduttivo
l'utilità e la capacità e l'abnegazione di questo bravissimo giocatore, poi i tre centrali, i tre a centrocampo e poi insomma i pochi attaccanti costretti a battagliare davanti alla difesa. Ecco, vorrei fare una sottolineatura, la sottolineatura che questa sera Gilardino ha conquistato la prima vittoria sua da allenatore su una panchina di Serie A, ha avuto il coraggio di modificare la squadra in una situazione complicata di fronte a un'ottima formazione con un Genoa che assolutamente aveva bisogno di punti di riferimento. Quindi da parte mia, bravissimo Alberto, maestro di coraggio. È stato ripagato Gilardino, è stato ripagato il lavoro dello staff, perché ricordiamo che è un lavoro che riguarda appunto l'allenatore ma tutti coloro che ci sono intorno, e ha sottolineato Gilardino la presenza costante dei tifosi del Genoa, che è stato per loro comunque uno sprone per lavorare sempre al meglio. Ricordiamo che questa sera giocare qui davvero non era facile in questo stadio, ma lui l'ha sottolineato, la presenza di così tanti tifosi genoani stasera è stata un'ulteriore spinta per cercare di dare una reazione alla sconfitta della settimana scorsa. Ricordiamo che la Lazio arrivava anch'essa da una sconfitta sul campo, comunque una sconfitta inaspettata, e quindi si temeva a maggior ragione anche una loro reazione, e invece il Genoa è riuscito a contenere tutti gli schemi di Sarri. Io francamente continuo ad avere grossissime difficoltà a capire come si possa criticare Sabelli che ha dato l'anima sulla corsia di destra. Nel secondo tempo serviva un laterale di sinistra e Gilardino ha messo Sabelli jolly preziosissimo, che è uscito a 6 minuti dalla fine praticamente trascinandosi le gambe, probabilmente per la grandissima fatica. Per il resto grandissima partita di sacrificio da parte di tutti. Ecco, permettimi Laura lo sfogo, non può una squadra di Serie A finire la partita, con tutto il rispetto, con due mezze punte come Gudmundsson e come Ekuban, maestri senz'altro di abnegazione e di sacrificio, però insomma il Genoa non può non avere un vice Retegui al centro dell'attacco, perché finita la benzina di Retegui, chi mettiamo? Il povero Ekuban che viene chiamato a compiti non suoi. Insomma, questo è il messaggio che la società deve raccogliere, ma Gilardino penso che l'abbia mandato in più salse entro venerdì, giorno di chiusura del mercato. Sì, Gilardino ha sottolineato che lui ha ben chiara, stasera lo ha risottolineato, lui ha ben chiara la fotografia di quella che è la Serie A, e quindi la società sa già da maggio quelle che sono le sue richieste, quindi insomma nella sua testa è già tutto molto chiaro, si tratta solo di definire, insomma, di vedere cosa succede in settimana. Ricordiamo che venerdì al Sheraton di Milano ci sarà l'ultimo giorno di calciomercato, quindi non giovedì ma venerdì, e noi saremo presenti e vi racconteremo proprio gli ultimi scambi di questa tranche di mercato. Allora, dopo questa estenuante partita conclusa con il sorriso per chi naturalmente patisce per il Grifone, siamo andati in sala stampa per sentire le parole e i commenti dei due allenatori. Insomma, un Gilardino, vi ha già accennato qualcosa Laura, che ha elogiato soprattutto il sacrificio dei suoi ragazzi. Si arrivava da una settimana molto molto difficile e insomma un contesto molto complicato per tutti, si arrivava anche dalla bruciante sconfitta con la Fiorentina, però questi ragazzi hanno dimostrato grandissimo attaccamento alla palla, alla maglia, e poi insomma i reparti hanno veramente lavorato bene tra loro, cosa che assolutamente non era successo con la Fiorentina. Non eravamo degli stupidi con la Fiorentina, non siamo dei campioni dopo aver battuto la Lazio, ci vuole grandissimo equilibrio, sottolinea Gilardino, questa è una situazione in continuo cambiamento dal 3 luglio. Qui è saltata fuori la spontaneità dell'allenatore del Genoa, che ha metaforicamente allargato le braccia. Insomma, oggi è andato via Coda, domani probabilmente andrà via
Ajax ufficiale alla Reggiana, probabilmente arriverà qualcun altro. Voi mettete insieme tutti questi discorsi moltiplicati per 20, 25, 30 teste e potete immaginare lo stato d'animo dell'allenatore, Gilardino nella fattispecie. Sì, ricordiamo che questo mercato comunque interminabile è qualcosa che condiziona moltissimo il lavoro delle squadre, non solo del Genoa ma in generale, per cui insomma solo dalla settimana prossima, non solo per il Genoa ma per tutti, sarà tutta un'altra storia. Altra sottolineatura di Gilardino che merita secondo me un colpo di evidenziatore: io ho fatto delle richieste ben precise a maggio alla società, quindi la società sa benissimo quali sono state le richieste dell'allenatore per quanto riguarda il campionato di Serie A con obiettivo 40 punti, nel senso che Gilardino non ha chiesto Giovanni, Mario e Tommaso, ha chiesto caratteristiche di determinati giocatori per provare a giocare in un certo modo e per creare le basi per un Genoa camaleontico. Evidentemente, se ci troviamo a 5 giorni dalla fine del mercato, in attesa ancora di 4-5 giocatori, con la sensazione che almeno 6-7-8 giocatori siano destinati a cambiare aria, vuol dire che la situazione è ancora ben lontana dal punto d'arrivo. Questo non vuol dire fare necessariamente una critica alla società, vuol dire analizzare oggettivamente una situazione che è senz'altro molto complicata a Pegli e a Villa Rostan. Nessuno sta tirando le orecchie alla società, che sta facendo il suo, però insomma il mercato nel 2023 è difficilissimo per tutti e il Genoa c'è veramente in mezzo, come ad esempio, giusto per scomodare il nome illustre dei vice campioni d'Italia, Sarri bene o male ha detto le stesse cose di Gilardino riguardo al mercato proprio non più di 20 minuti fa. Sì, Sarri in conferenza stampa ha detto esattamente le stesse cose e anche lui ha ribadito il fatto che arrivano giocatori che magari non giocano da settimane, che non sono in forma, e quindi ha trovato come una delle cause di questo zero in classifica della Lazio nel fatto che molti giocatori devono ancora entrare in condizione, perché molti giocatori sono arrivati magari in ultimo o hanno subito degli infortuni. Ancora una sottolineatura di Gilardino, perché insomma a furia di entrare nei meandri poi si perde veramente il succo di questa magica serata che entrerà nella storia del Grifone. Gilardino ha sottolineato che il Genoa ha fatto veramente qualcosa di prestigioso e di incredibile, perché insomma non era semplice arrivare da quella settimana e avere questo approccio di fronte ai vice campioni d'Italia. Per quanto riguarda Sarri, ovviamente ha sottolineato anche lui che in qualsiasi spogliatoio di Serie A ci sono veramente mille problematiche all'interno di un gruppo, e Sarri ha detto: io non posso occuparmi di tutte le teste perché non è il mio mestiere è quello di allenare i giocatori. Sarri che ha detto che questa Lazio rispetto al Lecce ha fatto un passo in avanti, ancora però non basta, l'obiettivo è quello di raggiungere una condizione fisica decente in modo da poter mettere sul tavolo verde anche le qualità immense che questa squadra ha a disposizione. Sì, quindi da una parte c'era un Gilardino contento, soddisfatto e un Gilardino motivato da questa serata, abbiamo visto invece un Sarri totalmente demotivato. Però pensiamo che per i rossoblù, che stasera hanno dato una grande lezione di reazione e soprattutto di gruppo in un momento così difficile, proprio dato dal mercato, da questi arrivi, da queste partenze, da cui bisogna ripartire, e comunque io sostengo che bisogna avere fiducia e continuare in questa direzione.
Sarri ha detto anche una cosa molto importante da grande professore di calcio, qual è? Se giochiamo come singoli perdiamo, qui bisogna essere soprattutto squadra. Insomma, questa fotografia del maestro Sarri può essere rapportata tranquillamente al Grifone, Grifone che assolutamente con la Fiorentina non ha giocato da squadra, stasera senz'altro ha giocato da squadra e i risultati si sono visti, perché insomma gli obiettivi soprattutto in Serie A non si raggiungono con le figurine e la Lazio di questa sera ne è un grande emblema. Diciamo che possiamo chiudere qui il nostro collegamento, noi torneremo collegati naturalmente nella mattinata di lunedì per ulteriori approfondimenti, adesso non vorremmo farvi fare le ore più piccole di quanto non siano, entreremo nel dettaglio ovviamente, parleremo di questo Lazio-Genoa il giorno dopo, tutte le nostre considerazioni, i nostri giudizi a livello singolo, quindi insomma cari genoani, godiamo di questa vittoria che consacra il vero inizio del campionato del Grifone. Grifone, per chi è amante dei numeri, che questa sera è a metà classifica con 3 punti senz'altro pesantissimi, 3 punti conquistati tra Fiorentina e Lazio, chi non avrebbe messo la firma, 3 punti in più su i vice campioni d'Italia, a soli 3 punti dalla vetta, se mi passate la battuta, però insomma vedete che in un campionato dove i valori assolutamente non sono ancora emersi, perché il Frosinone batte l'Atalanta, il Verona batte la Roma, il Lecce batte la Lazio, anche il Grifone ha fatto la sua parte, con la consapevolezza che mancano ancora diversi tasselli che arriveranno in settimana, poi finalmente si potrà chiudere a doppia mandata lo spogliatoio di Villa Rostan e finalmente comincerà ad attecchire il famoso DNA fondamentale e Laura può confermare fino a questo momento, ma penso ancora per moltissimo tempo e spero all'infinito, tutte le componenti della Genoa stanno veramente remando all'unisono nella stessa direzione, tutti i rapporti tra le varie componenti sono saldi e quindi al di là degli umori, dei risultati, questo è il messaggio che ci sentiamo di mandare a tutti quelli che patiscono per il Grifone. Certo, un messaggio di grande compattezza, un messaggio di unità, ci aggiorniamo domani mattina, a tutti voi buonanotte, grazie per l'attenzione, insomma viva Genoa per questa, dopo questa prima vittoria in Serie A, ciao! Vi lasciamo con SS Lazio sul muro. Sì, vi lasciamo con l'ultima inquadratura dello Stadio Olimpico stanotte.